Amici del TAM, buonasera. Dunque, terza giornata del campionato TAM 2015, Macelleria Mancino affronta Quick Bite. Quick Bite che ha portato a casa 6 punti nelle prime due gare e ha il bomber Bonanno che stasera è presente come sempre. Andiamo a leggere le formazioni per Quick Bite: Carannante tra i pali col suo completo giallo-verde, Scaletta, Bonanno, Esposito, Iliano, Guardascione, Lubrano, l'altissimo Lubrano che nella seconda giornata non era stato presente. Mentre per la Macelleria Mancino, Orfano tra i pali, Lucci S, Lucci T, che sarebbero Salvatore e Tommaso rispettivamente, Scotto, Carannante e Tortorella. L'arbitro Pacia controlla che sia tutto pronto, fischia e Scotto di Macelleria Mancino prova la prima conclusione della gara. Controlla Carannante che fa ripartire i suoi. Lubrano, abbiamo detto, calcio nel frattempo di Scotto, primo fallo subito. Lubrano col suo fisico può fare la differenza in questa squadra. Vedremo i nuovi innesti Guardascione e Iliano per quanto riguarda Quick Bite, invece cosa saranno in grado di fare. Dunque l'appoggio sbagliato e la palla dentro per Lubrano, però arriva Lucci Tommaso a chiudere. Bonanno sul punto di battuta, dentro colpo di Guardascione che trova Orfano pronto sul primo palo e proprio Guardascione va a battere il calcio d'angolo. Palla dentro, prova a girarsi Lubrano, la va a recuperare con la forza, Scotto poi lascia Orfano che rilancia in avanti per Lucci che prova ad agganciare. Carannante gli fa bu. E allora riparte l'azione di Quick Bite con Scaletta che prova l'appoggio, Scotto però interviene, non trova Lucci. Lucci Tommaso. E quindi Quick Bite riparte con l'offensiva di Lubrano che appoggia a Guardascione, salta due uomini, poi Lubrano non è né preciso né coordinato e quindi spreca l'occasione dei bianchi. Scotto prova l'appoggio sbagliato, Lubrano calcia, c'era stato un rimpallo, un flipper tra Lubrano e Bonanno, poi Lubrano aveva provato col destro, la palla è finita oltre la traversa difesa da Orfano. Qui passaggio troppo profondo nel frattempo. Dunque punteggio ancora sullo 0-0, nel frattempo Carannante con la sua eleganza che lo contraddistingue va al rinvio. Scaletta prova ad imbucare Lubrano, nulla di fatto. Lucci Salvatore per Scotto, ancora per Lucci ma stavolta Tommaso prova a girarsi in mezzo a due, mantiene il possesso, torna dietro da Scotto che fa buona guardia del pallone, la scambia con Lucci, ancora Lucci Tommaso per Lucci Salvatore, palla dentro per Carannante che deve tornare dietro, giro palla di Macelleria Mancino, potremmo definirlo un tiki taka, qua provano l'imbucata, non ci riesce, Scaletta interviene, poi appoggia per Lubrano, interviene Scotto, l'arbitro Pacia dice che l'ultimo a toccare è stato proprio Lubrano e dunque pallone tra i piedi di Carannante che prova a lanciare Salvatore Lucci. Ora Scotto allarga per Lucci Salvatore, proprio i due Lucci confondono, adesso Tommaso anticipa Bonanno, Guardascione mette dentro, Lubrano con la testa, specialità della casa, trova pronto Orfano, Guardascione se la ride, non si capisce il perché, nel frattempo va dall'altra parte, Lucci Tommaso vola ma non trova il guizzo. Ora Bonanno, attenzione a Bonanno perché ha dei grandi spunti, adesso però deve tornare Guardascione sull'offensiva di Carannante. E ora Carannante però stavolta è il portiere dei bianchi a dare la palla a Guardascione per la battuta. Lancio lungo di Guardascione, Bonanno non ce la fa ad anticipare Scotto, poi Lubrano si fa soffiare palla da Lucci Salvatore, Lucci Tommaso avanza, appoggia Carannante, Scaletta deve spazzare il cross di Carannante di Macelleria Mancino. Stasera molti
omonimi in campo, diventa complicato. Scaletta sul punto di battuta, palla per Bonanno che calcia, poi ancora Scaletta sulla battuta di Orfano, palla ancora per lui, Lubrano, Orfano si supera, Bonanno sulla lunetta, palla dentro per nessuno. Ottimo l'intervento di Orfano che ha letteralmente tolto la palla dal sacco. Scotto sbaglia il passaggio, allora guarda, Schoen ne approfitta, rientra per Bonanno, dentro il bomber Bonanno, sempre lui a segnare per Quick Bite, 1-0. Sempre lui, Remida, ogni palla che tocca diventa oro, o meglio diventa gol. E allora 1-0 in favore di Quick Bite, Macelleria Mancino deve reagire, ci prova con Carannante che si gira, prova a superare Guardascione che però duro interviene con cattiveria, col giusto piglio. E va anche a battere per Bonanno che prova la palla dentro, Brano a centrocampo, colpisce Carannante, guadagna una rimessa sulla destra. Lubrano sul punto di battuta, scatta Bonanno, scatta anche Guardascione, lo serve Lubrano, Guardascione spalle alla porta, non sa cosa fare, si gira, ribatte però Lucci, ancora palla per Lucci Tommaso, che prova a imbucare l'altro Lucci Salvatore, ma riparte Quick Bite, Lubrano si destreggia, recupero bene, palla Lucci, ancora Tommaso, calcia, ribattuta la palla da Guardascione, adesso Lucci vede dentro Carannante, potrebbe riservirlo, Carannante spalle alla porta, arriva come un fulmine Bonanno a togliere la palla a Salvatore Lucci, Scaletta per bomber Bonanno che calcia, ci pensa Lucci a toglierla dai piedi di Lubrano per evitare il 2-0, adesso Lucci è già dall'altra parte, affronta Lubrano, aspetta i compagni, poi palla per nessuno, allora Bonanno per Scaletta, marcato da Lucci, poi lo lascia perdere, Scaletta imbuca bene per Lubrano che si gira e calcia, Orfano esce e respinge, bravo anche qui il portiere con la maglia oro, portiere di Macelleria Mancino. Il destro nel frattempo di Guardascione, Orfano la tocca perché era stata già deviata comunque, quindi calcio d'angolo. Scaletta dalla lunetta, scusate il gioco di parole, palla per Lubrano che di testa coglie la traversa. Fa sentire i centimetri Lubrano quando salta. Guardascione, Bonanno ancora per Guardascione che si allarga, calcia addirittura da lì, Orfano deve opporsi, sta soffrendo molto Macelleria Mancino le discese di Guardascione e i centimetri, e soprattutto sta soffrendo questo uomo qui che si chiama Bonanno, il capocannoniere del TAM, e ha segnato anche stavolta, 2-0, doppietta di Bonanno, questo qui non lo fermano neanche col cemento. Deve tornare dietro Scaletta, rischia Carannante però, spazza, e dunque rimessa su cui si avventa Scotto, Scotto appoggia male però, Orfano deve andare a recuperare questa palla, nel frattempo è entrato Tortorella, vedremo se riuscirà a far pendere la bilancia dalla parte di Macelleria Mancino. Adesso il destro, il gol di Scotto che riapre subito la gara. Scotto, rimpallo fortunoso, la palla si è ritrovata sui piedi del giocatore di Macelleria Mancino che non ha sbagliato, da ottima posizione, e quindi 2-1 in questo momento in favore di Quick Bite. E sorriso ritrovato qui, Tortorella può addirittura andare per il pareggio, primo pallone toccato non bene, poi va a recuperare palla, lotta, palla che però è di Quick Bite ed è precisamente di Iliano, nuovo entrato,
ci sono Iliano, Guardascione, vediamo adesso Guardascione proprio per Bonanno che calcia. C'è questa notizia esclusiva che Bonanno ha calciato e non ha trovato la porta, ragazzi. Nel tempo Pacia ferma il gioco perché si è fatto male. Si è fatto male l'arbitro Pacia. Qui bisogna nel frattempo procedere a un cambio cameraman. Passaggio per Tortorella. Scambia con Carannante che si allarga, calcia Carannante, palla fuori. Vediamo l'arbitro Pacia dolorante, nel frattempo chiederemo a fine primo tempo cosa è accaduto. Adesso Bonanno non riesce ad agganciare il rilancio lungo di Carannante quando il punteggio è di 2-1 per Quick Bite con la doppietta del solito Bonanno e il gol di Scotto che ha accorciato le distanze. Scaletta lancia col sinistro, però palla troppo lunga. Spesso Quick Bite prova questi palloni alti perché vuole sfruttare e i centimetri di Lubrano e gli ottimi agganci di Bonanno, ma stavolta palla per nessuno. Bonanno qui addirittura marcato da due uomini. Guardascione, autore di una buona gara, colpisce Tortorella, braccio involontario secondo Pacia. Dunque riparte l'azione di Macelleria Mancino, ferma tutto Scaletta che guadagna anche la rimessa e appoggia Guardascione che tocca la palla. Spunto centrale per Iliano che si gira, passa in mezzo a due, poi Scotto gli sradica il pallone. Poi Scotto si va a chiudere nell'angolino, deve ritornare da Orfano che lancia Carannante, ma esce proprio Carannante l'altro, però il portiere di Quick Bite a far sua la palla ad appoggiarla per Scaletta che adesso si destreggia a centrocampo, sbaglia però l'appoggio e allora Lucci può partire. Poggio dentro per nessuno, Sasà ci ha provato. Iliano dunque torna dal suo portiere Carannante che gira Scaletta che sbaglia anche questo controllo. Scaletta è un po' in tilt in questo momento. Lucci, Carannante si gira in aria. Bravo Iliano a chiudere in angolo prima che cascasse il 2-2. Adesso Lucci, buono il palleggio, poi appoggia Scotto che si porta la palla però fuori. Non riusciamo a trovare nel frattempo la batteria di riserva. Nel frattempo c'è un destro del solito Bonanno che quando non trova la porta è una notizia clamorosa. Adesso l'appoggio sbagliato e dunque palla ancora per Quick Bite con Scaletta che potrebbe calciare, trova però Guardascione che ha fatto notare ottime doti difensive e di impostazione, ma per adesso ha calciato male. Adesso però si potrebbe rifare. Guardascione dentro, il tacco di Bonanno che trova il palo. Iliano va a riprendersi una palla fantastica. Iliano, Lucci la tocca, Iliano calcia sia il piede che la palla e Lucci adesso è a terra dolorante. Calcio d'angolo, Iliano dentro, Scotto deve fare attenzione e mettere la palla fuori. Iliano, buono lo scambio per Bonanno che si allarga, attenzione a Bonanno che può fare sempre male. Guardascione calcia però Orfano mette in angolo. Orfano nonostante i due gol autore di un'ottima prestazione, è stato attento su quello che poteva fare qui Bonanno. Chiamo l'ascia, non può farlo. Lucci mette palla a terra, appoggia Scotto. Scotto va centrale per l'altro Lucci Tommaso, poi Scotto palleggia, non fa uscire la palla. Buona la giocata di Scotto che poi però perde palla e qui Tortorella commette un fallo abbastanza ingenuo. Non abbiamo ancora visto
Michele Esposito. Adesso Buonanno gioca a scaletta, che trova il solito Buonanno con un passaggio sotto le gambe al diretto marcatore, e Buonanno ovviamente fa 3. Quest'uomo è implacabile. 3-1, quick bite, sempre lui, sempre Buonanno. Tortorella calcia subito, ma trova il gluteo di Guardascione. Ancora Tortorella con la punta alta. Orfano fa un applauso che non capiamo se sia di incoraggiamento o sia ironico. Adesso Carannante, lunga, è entrato proprio adesso Michele Esposito, provato l'aggancio, non c'è riuscito. Adesso Tortorella velocissimo, però non riesce a prendere questa palla perché Guardascione fa buona guardia. Tortorella sembra il più attivo dei suoi, dopo ovviamente Tommaso Lucci, che a cui manca fondamentalmente un supporto. Poi la gara non è proprio delle peggiori. Adesso Michele Esposito perde un brutto pallone, Lucci dentro, Esposito va a recuperare ciò che aveva perso. Scaletta poi rischia, fortunatamente il pallone che rimbalza sui piedi di Lucci finisce sul fondo. Adesso palla lunga per Illiano, che vince un rimpallo. Guardascione a centrocampo fa, prova il passaggio di tacco per Scaletta. Lucci morde le caviglie e respinge. Adesso Scaletta prova lo stop col ginocchio. Riprendiamo, ci scusiamo per i problemi tecnici nel frattempo, subito una traversa di Basileiano in cima di Torre di Canamalto. Ci vediamo dietro, perché si trova a Iota, che non c'è praticamente nulla quando è stata fatta la linea di Matolic. E poi ci sempre in vantaggio per Trolli. Leggendo, sta toccando il mio Trolli. Spartino Londo. La giornata. Vediamo se non altro da grandi spunti per reagire al doppio vantaggio, tranne che sarà adesso un po' più. Aspetta. Non se ne dicono dei buone. Respinge Orfano sul calcio d'angolo di Illiano, che mentre eravamo scollegati ha divorato un gol a un metro dalla porta. Qui Lucci, perché Scaletta ci mette i centimetri e il fisico. Lancio di Scaletta sempre alto perché c'è Lubrano. Altri centimetri di Lubrano. Lucci va a sradicare la palla da Iliano. Lucci che entra in aria, calcia palo, Carannante fuori. Sfortunato qui il giocatore di Macelleria Mancino. Adesso Scaletta usa le mani. Forse è l'abitudine cestistica. Nelle mischie in aria, del calcio di Scotto che perde il terzo pallone della serata. Non sarà contento Andrea Borelli. E se verrà perso questo non si gioca più. Rilancio lungo. Ancora palla a terra. Tigliano che si gira, entra in aria e mezzo a due. Scotto lo ferma, non c'è nulla, dice Pacia. Allora Carannante dribbla secco Lubrano, poi ha quattro uomini addosso che gli rubano palla, e riparte Michele Esposito che può cercare dentro Lubrano, invece calcia e calcia alto. Dall'altra parte subito Orfano con le mani, Tortorella appoggia, mette a terra, riesce ancora a girarsi. Poi col tacco per Lucci, Scaletta deve mettere fuori, ancora Tortorella, si accentra, non la perde, torna dietro da Scotto,
che appoggia a Carannante, un moscerino mi arriva sul collo a velocità impressionante, palla di nuovo a Scotto, allarga Tortorella, ultimo tocco è proprio il suo, quindi rimessa in favore di Quick Bite con Illiano, appoggia a Lubrano che può girarsi, lo fa, calcia lento orfano con i piedi e poi con le mani in due tempi. Qui Carannante si gira, Esposito lo tiene a bada e quindi Carannante deve tornare da Scotto. Scotto calcia e stavolta non perde la palla ma perde la testa perché si arrabbia per il tiro abbondantemente oltre la traversa difesa da Carannante. Michele Esposito se la porta con la suola e appoggia Iliano, sbaglia la porta col tacco, prova per Lubrano che si gira bene, poi prova la giocata. Scotto interviene e manda un fallo laterale, se ne occupa Iliano che chiama la distanza, aspetta il fischio di Pacia e poi appoggia a Michele Esposito che a sua volta la ridà indietro proprio a Iliano che scambia ulteriormente con Esposito, a marcarlo Lucci e Scotto che non marca nessuno, quindi rimane ovviamente solo Scaletta che non ne approfitta di questo passaggio. Qui l'arbitro Pacia ordina un calcio d'angolo in favore di Quick Bite tra le proteste generali, perché in effetti non si è capito il motivo, ma avrà visto sicuramente meglio di noi. Qui Lubrano fallisce un controllo e fa ripartire il contropiede, c'è Lucci che può guardare dentro, ci prova, non lo fa, poi va a recuperare la palla ma Michele Esposito fa un gran gioco di gambe e se ne va ancora in aria costo costo, poi l'arbitro Pacia dice che non c'è nulla. Si arrabbia Michele Esposito che aveva fatto una gran cosa, ottimo lavoro difensivo, poi era partito a 200 km orari, lo hanno leggermente sbilanciato, ha chiesto il fallo, Pacia non l'ha concesso, quindi si è arrabbiato non poco. Leggero nervosismo adesso in campo, Bonanno è fuori quindi Quick Bite non può segnare secondo la legge. Michele Esposito, gioco di prestigio in mezzo a tre, poi la recupera Macelleria Mancino, palla fuori, Michele fa un fallo, fallo, gioco pericoloso probabilmente, orfano Scotto, solo loro nella metà campo di Macelleria Mancino. Scotto non può rischiare, però calcia col sinistro. Era tornato comunque Tortorella, almeno a metà campo. Carannante con le mani avanti. Carannante, l'altro, quello di Macelleria Mancino. Fa buona guardia. Qui Tommy Lucci appoggia a Tortorella che cambia con Carannante che però non ci riesce a bloccarla, o meglio a stopparla questa palla. Scotto riprova proprio per Carannante che punta Michele Esposito, lo salta, Michele Esposito rischia il fallo, poi Carannante se ne va con una magia, la porta è vuota, salva Scaletta sulla linea, ancora Tortorella non può fare molto, riparte Lubrano, Lucci è bravissimo a tornare su Lubrano, viene cumulato un fallo a Macelleria Mancino probabilmente per un intervento irregolare ai danni di Carannante in quell'azione funambolica del numero 6. Quando siamo arrivati al quindi ventesimo minuto probabilmente, o almeno così credo. Vediamo, c'è una questione nel frattempo a centrocampo, io chiedo al nostro caro Lucci cosa ne pensa di questa gara, se Macelleria Mancino riuscirà a ribaltare questa partita. La partita è ancora lunga, siamo ancora nel primo tempo, ci sono buone possibilità per ritornare in partita per la Macelleria Mancino. La partita è molto maschia, combattuta, quindi penso regalerà ancora tante belle occasioni. È proprio molto maschia e combattuta, lo dimostra Michele Esposito che è già parecchio nervoso e si fa ammonire per un fallo a centrocampo. Era 24esimo e 30, dunque mi correggono dalla... Siamo di 30 secondi, Pacia. (Ride)
Nel frattempo in tribuna d'onore c'è Barone sconsolato dopo la prestazione. 3-1 per Quick Bite e danni di macelleria mancina.